Ciao ragazzi, sono Matti, benvenuti in un nuovissimo video reaction. Allora ragazzi, come avrete sicuramente letto dal titolo, sono qui per fare un altro video sulla storia del mio cantante preferito, che ormai è indiscusso che il mio cantante preferito è MJ, Michael Jackson. Indubbiamente voi vi sarete chiesti, ma perché stai facendo un altro video? Vi sarete anche un po' rotti il cazzo di sentirmi parlare di Michael, però comunque... È uno che mi ha fatto capire di non arrendermi mai. Uno che non ha fatto capire di non arrendermi mai, di continuare il mio percorso, quello che sto facendo, soprattutto perché la sua musica mi piace tantissimo. Allora, oggi reagiremo a questo video del documentario che è stato registrato nel 2003 di Living with Michael Jackson, fatto da Martin Bashir, un giornalista che è odiato da molte persone. In particolare i fan di Michael. Perché? Perché questo giornalista ha praticamente distrutto la vita di Michael dicendo cose chiaramente false su di lui. Ora, vi chiederete, ma perché stai facendo questo video? Perché voglio raccontare la mia opinione su queste cose, delle accuse sui di abusi sessuali su minori. E molti diranno, ma che video è questo? È un video, non, per favore, ditemi la vostra nei commenti, ditemi cosa ne pensate, volete che faccio altri video di questo tipo, perché comunque dare le mie opinioni sono sempre belle, e in particolare le mie opinioni sono belle, non sono stronzate. Cercherò ovviamente in questo video di farvi ridere, comunque cercare di fare il mio lavoro, cioè farvi ridere. Ma indubbiamente quel video che ho fatto riguardo l'anniversario di 13 anni senza Michael, ho fatto il serio, perché comunque non mi piaceva ridere su questa cosa, cioè su una morte di una persona. Quindi voglio fare tutta la verità su questa cosa, indubbiamente, perché io... Ho un libro che cioè ci sono tante pagine, è di Randall Sullivan, ve lo consiglio. Si chiama MJ, sto leggendo perché non mi ricordo il titolo, Red Pop, morte, vita e segreti del Red Pop. Ok, scusate, l'ho letto male. Comunque ce l'ho lì perché mi piace tenerlo esposto lì, su una mia mensola. Lo tengo lì perché mi piace davvero. Sono davvero la cioè non sono a niente praticamente. Racconta praticamente la vita e tutto quanto, i percorsi che ha fatto il grande Red Pop. Quindi, signori e signori, mi raccomando, non facciamoci durare molta la intro e mi raccomando, mi raccomando, like and subscribe. Allora, ho abbassato il volume perché sotto c'è una canzone quindi di Michael, quindi non voglio che mi diano copyright. Allora, nel 1993 Jordan Chandler dichiarò alla polizia di aver subito molestie sessuali da parte di Michael Jackson, e questo lo sappiamo. Per chi non sapesse chi è Jordan Chandler, è praticamente un ragazzo che ha avuto stretto contatto con Michael, e cosa succede? La madre e il padre, e la madre e il padre di Michael lo denunciano, solamente che Michael non aveva fatto niente di sporco con il figlio, ovviamente sono loro che contano cavolate. Il caso Jackson Chandler non finì mai in tribunale, si risolse con un accordo privato grazie al quale il padre del bambino guadagnò 22 milioni di euro, dollari. Cioè voi pensate quanto, cioè sto tizio, che poi ragazzi c'è da dire una cosa che voi non saprete, quando Michael è uscito di prigione, perché era innocente, ma infatti era innocente 100%, il padre di questo ragazzo si suicidò. Ragazzi, non è uno scherzo, perché sapendo che lui era uscito di prigione, lui si era suicidato, perché le accuse che aveva fatto a Michael erano tutte false. Cioè, avete capito che ha fatto sto idiota? Cioè, ha fatto oggi Jordan Chandler, il bambino che lo aveva accusato, ha confessato di aver mentito, infatti, perché era stato il padre a dirgli
tu accusa Michael di aver fatto queste cose. Infatti, vedete, Michael Jackson non mi ha fatto nulla, è stato mio padre, lo ha fatto per uscire dalla povertà. Diciamocelo, cioè, diciamolo, anche il papà di Jordan, non so dove cavolo è, il papà di Jordan è un figlio di una puttana. È un figlio di puttana. Pregato. Salve maestro, buonasera. Perché comunque tu vuoi far soffrire una persona, che in questo caso Michael Jackson, cioè, no. Nel 2003 la madre di Gavin Arvizzo, un altro bambino che aveva richiesto di vedere direttamente Michael dal vivo, sporse denuncia nei confronti di Michael per abusi sul figlio. Un altro bambino che ha richiesto proprio decentemente di vedere Michael, perché questo bambino, ragazzi, era purtroppo malato. Questo bambino era malato di una brutta malattia, non mi ricordo che cosa comunque, e aveva richiesto di vedere Michael Jackson. E Michael ovviamente è andato, perché ragazzi, con l'amore che aveva Michael nei confronti dei bambini, cioè raga, penso che lui si sarebbe ucciso. Io l'ho sempre detto, ragazzi, se ci fosse stato Michael ancora, se fosse ancora vivo tutt'oggi, da vedere la situazione che sta succedendo in Ucraina, raga, penso che sia disperato, perché penso che vada lì in mezzo alle bombe per fermare, perché raga, con l'amore che aveva lui, penso che sia proprio impossibile che non si sia messo a piangere per quanti bambini stanno rischiando la vita là. Qui dico un mio parere, ovviamente. Il caso Arvizio Jackson finì in tribunale e si concluse con la piena assoluzione, ci mancava, che ci mancava, ovviamente, di Michael Jackson da tutti 10, raga, 10 capi di accusa. Cioè, ragazzi, ma voi state scherzando? Cioè, ragazzi, sapete cosa vuol dire 10 capi d'accusa? Cioè, lui era condannato per 10 capi d'accusa, cioè poteva prendere direttamente l'ergastolo. O 30 anni di recupero, ma raga, ma sarebbe stato dentro per tanti anni. Cioè, se questi capi d'accusa corrispondevano a lui che era innocente, nessuno lo ascoltava perché tanto persone che lo hanno seguito sono stati solamente cioè, non dico fra parenti o chi che sia, amici o chi che sia. No, le persone che lo hanno seguito per finta sono stati solo dei figli di puttana. Cioè, Martin Bashir, giornalista che ha realizzato il documentario Living with MJ, che tra l'altro si può trovare anche su Discovery Plus, che io tra l'altro l'ho già visto, è bello, ma ho visto quanto veramente ha sofferto Michael nella vita, grazie al padre violento, cioè, un casino, ragazzi. Vi spiegherò semmai in un altro video. E ha testimoniato contro di lui al processo, ha ammesso, sentite, Bashir, non ho mai assistito a un suo comportamento deviato insolito, non ho mai pensato che fosse un criminale. E questo è quello che ha detto Bashir al processo. Il documentario realizzato da Martin Bashir aveva inoltre contribuito notevolmente a infangare l'immagine di MJ, che infatti lo aveva accusato di aver effettuato tagli per metterlo in cattiva luce. Cioè, io non capisco la gente ignorante così. Perché esiste? Anche in massimo. Oggi, tra l'altro, ormai 25 anni che è morta Diana. Sapete voi chi è? La principessa del Galles. Ragazzi, lei era perseguitata dai mass media tutto il cavolo di tempo. Purtroppo non c'è più anche lei, ragazzi. Però, ragazzi, lui e Michael penso che erano le persone più perseguitate dai mass media che potevano accadere. Lo dice anche un documentario. Insieme a loro sono le persone, sono stati i decessi più shock che potrebbero essere accaduti. Ma infatti è così. Più tardi Bashir ha ammesso. Cioè, Bashir è stato anche stro. Ben ritrovati dal vostro ciccio che rotta. Perché? E lui prima dice, non è ammesso che lui sia stato un criminale, dopo dice, mentendo al pubblico, per farvi capire quanto è stato maledetto.
Non sentite il sottofondo, ragazzi, perché c'è musica e mi danno il copyright. Quello che segue è un filmato precedente al processo estratto da Living with My Ex. Il bambino del video è Gavin Arvizo, la cui madre poi accuserà MJ. Quindi adesso ecco qua. Scusate la grafica, però ragazzi, è il 2003. Quindi vedrete veramente la grafica. Provo a migliorarla. Allora, ok. Io gli ho detto che poteva dormire nel letto. Allora, questo qui vicino è Gavin, il bambino che poi la cui padre accuserà Michael. Quello a destra, capite tutti, era del pop. Ma lui. No, no, no. E io. E dai, dormi nel letto. E alla fine lui ha detto: ascolta, se mi vuoi bene, dormici tu nel letto. E qua molti diranno: ma quello forse lo ha stuprato. Così mi sono sentito costretto ad accettare. Toglietevi ste idee, cioè lui ha dormito, sta dicendo, io ho dormito sul letto e lui ha dormito per terra, perché È comunque. stato divertente. Nella versione del remake, cioè l'hanno fatto meglio su Discovery, hanno aggiunto un altro doppiatore che comunque ci sta bene anche quello. Vedete. Che cosa ricevi da esperienze come questa? Quattro, non 44. Infatti ne ho quattro. Esatto. Vabbè, ragazzi, voi sapete com'era lo spirito di Michael, cioè lui non voleva mai crescere. Infatti lui c'è tipo una mini intervista dove dice infatti io sono Peter Pan e lui dice no, tu sei Michael Jackson. Sì, ma col cuore di Peter Pan. Se mai ve la faccio ascoltare in inglese, però comunque cioè è quella lì, sentite. To grow up. No, I am Peter Pan. You know you're Michael Jackson. I'm Peter Pan, my heart. Cioè, avete sentito? Lui dice no, io. Lui dice no, tu sei Michael Jackson. Sì, ma col cuore di Peter Pan. Lui dice Michael. Sentite. Infatti ne ho quattro. Mi piace. Penso che loro ricevano Qua da aveva 44 anni, quindi stiamo parlando di un uomo me adulto. esattamente ciò che io ricevo da loro. Vabbè, anche io, grazie al cazzo. Guarda, ho visto che la fonte di ispirazione sono proprio i bambini. Ogni canzone che scrivo, ogni danza che eseguo e ogni poesia che compongo sono tutte ispirate all'innocenza, alla Sì. purezza. Ma infatti lui era puro, innocente e devo fare altri aggettivi, no, perché cioè, mi sembra un po' troppo dirlo. Tra l'altro, nella descrizione del video di Floriana c'è questo. Ho fatto questo video perché credo sia giusto riaffermare. Dopo la morte di Michael, in merito alle accuse di molestie sessuali, naturalmente tutto ciò che non è stato riportato. Voci infondate. L'immagine, dipendendo come un pazzo. Si sbianca la pelle. Cioè, anche sta cosa dello sbiancamento di pelle, ragazzi, lui era malato di una malattia della pelle che si chiama vitiligine e non è una invenzione sua, è vera sta cosa, ma anche perché non è un pazzo, cioè, ha detto io sono fiero di essere uno di colore nero americano. No, sono fiero di esserlo. Basta con tutta questa ignoranza che porta a condannare e criticare senza neanche conoscere, appunto, neanche notare che c'è ancora chi commenta la morte di Michael esultando un pedofilo in meno. Cioè, questa gente veramente la manda all'inferno a calci in c***o. Dico. È stato tutto questo a distruggere una persona di talento, a mio parere splendida come Michael Jackson. Hai assolutamente ragione, Fiorella. Hai assolutamente ragione. Cioè, comunque,
La purezza che aveva Michael era incredibile, ma poi come fai a dire che quello solo perché era rifatto, che poi tutto quello che aveva era naturale, solo il naso, ma anche che si era tipo sbiancato gli zigomi, rifatto il me. Smettetela di raccontare, ma smettila di... Ma andate a bruciare, ho Alla capito. purezza. E i bambini ne sono la massima espressione. Nel volto dei bambini vedo Dio e quindi mi piace guardare. Sì, perché lui era molto credente, ragazzi. Non, che ci crediate o no, lui era nel gruppo dei testimoni di Geova, se non vado errato, perché l'aveva affermato Elizabeth Taylor in un filmato dove Elizabeth Taylor, per chi non sapesse, era la migliore amica, se si può dire così, migliore amica di Michael, che i mass media ovviamente non stavano zitti, dicevano che era qualche relazione segreta. Mass media, andatevene a fanculo. Signori, adesso mi vedete così, domani non sarà già. Una volta che dormo da lui, mi corico sul letto sapendo che lo dividerò con qualche altro bambino. Io starò sul pavimento. Bisogna sempre dare il massimo agli amici. Lui voleva dormire sul pavimento e il letto. Ma non avevi una camera degli ospiti o una dépendance in cui avrebbe potuto dormire? Certo che c'è, ma ogni volta che vengono dei bambini vogliono stare con me. Eh sì, perché magari avranno paura di, non so, magari avranno paura del buio. Non vogliono stare nella stanza degli ospiti. Io non li invito nella mia camera, sono loro che me lo chiedono. E io, se i tuoi genitori sono d'accordo, va bene. Appunto, quindi non serve che vengano loro. Vengono loro, andiamo. Cioè, i genitori sono i genitori, punto. Se i genitori sono d'accordo, allora possono. L'aveva detto anche, se non vado errato, tipo in un'intervista, che praticamente da piccoli Paris e Prince, i figli di Michael, dormivano insieme, cioè andavano a casa a dormire di Barry Gibb, che sarebbe un altro cantante che era amico legato di Michael. E comunque potevano andare a dormire quando gli parevano da lui, E i tanto lui tuoi non si genitori preoccupava, erano cioè non contenti sono spietati assassini, che tu sono restassi amici, qui con cioè. Michael? Sì, mia madre poi era arcicontenta. Arci contenta, e dopo è diventata una figlia di puttana. Fare finta di essere contenta dopo stranamente accusare il tuo cantante preferito? Perché credi che la gente si scandalizzi? Perché è ignorante. Sì, è ignorante. Ma è normale per un uomo di 44 anni dormire insieme a un bambino con cui non ha nessun legame di parentela? Oddio santo, Martin, buttati la bocca che fai bene. È una cosa bellissima. Non c'è da preoccuparsi. E perché? Non stiamo parlando di Jack lo Squartatore. Appunto, non sanno parlare. Michael Jackson e Jack lo Squartatore, due cose totalmente diverse. Stiamo parlando piuttosto di un uomo che ha ceduto il suo letto a un bambino malato e a suo fratello, E mettendosi appunto, cosa c'è di a strano? dormire in un sacco a pelo sul pavimento. Dormire separati, non lo capiscono i mass media perché tanto hanno il cervello piccolo che non capiscono neanche Forse il dove problema sono. non è forse che se inviti dei bambini nel tuo letto non sai mai che cosa succederà. Quando dici letto, tu pensi subito al sesso, ma qui il sesso non Appunto, c'entra niente. ma non c'entra un cazzo il Noi ci sesso. limitiamo a dormire. Io rimbocco loro le coperte. Perché Martin dice: hai fatto l'amore, cioè, dai, ma vai a fare in Metto su culo, un po' di musica e Martin, dai. leggo una fiaba. Poi accendo una luce antipanico. Al mattino preparo la colazione con latte caldo e biscotti. È tutto così Carina dolce. questa. Dovrebbero fare tutti così nel mondo. I bambini di oggi non mangiano nemmeno più con i loro genitori. Qua ragazzi lui stava piangendo. Cioè ragazzi qua stava piangendo. Cioè ho visto il documentario su Discovery. Qua ragazzi stava piangendo. Cioè stava piangendo. Ma anche quando tipo diceva, Martin diceva, ha usato qualche altra arma per picchiarti, il papà di Michael perché era violento.
Lui si mise a piangere e disse: perché ne devo parlare? E lui disse: no, non ha usato solo quello. Infatti lui conferma, ragazzi, non ha mai toccato, cioè i figli di Michael non sono mai stati toccati dal padre, ma proprio All'interno mai. della famiglia non esistono quasi più legami. Poi i ragazzi vanno a scuola armati. Magari se ricevessero più affetto e carezze, crescerebbero meglio. Ma i genitori sono troppo impegnati a lavorare, li lasciano a casa da soli, a giocare col computer e quant'altro. È questo che manda in rovina il mondo. Dobbiamo ricreare la famiglia. Teneva, ragazzi, lui va davvero alle famiglie, ci teneva tantissimo. Martin, è molto importante. That's very important, Martin. Prima di giudicare, accusare, bisogna ascoltare e conoscere. Prima di giudicarmi, cercate un po' di amarmi. Io, ragazzi, posso solo dire che la gente è una merda. La gente può essere ignorante nei confronti di una persona che è stato effettivamente il re del pop. Per i miei confronti, ragazzi, questa cosa non si chiama rispetto, perché i mass media non hanno assolutamente, ma anche quello che ha fatto Martin non è assolutamente rispetto nei confronti suoi. Perché lui non ha fatto, cioè lui nei suoi confronti ha avuto, no, non ha avuto rispetto. Perché lui dice: aspettate, scusate, era la mia ragazza che mi chiama al telefono, scusate. Allora, faccio in fretta, così almeno smetto, che assolutamente la ragazza di questo video ha assolutamente ragione. Prima di guardare una persona e giudicarla e accusarla, bisogna prima guardarla e ascoltarla soprattutto, perché non è mai stato ascoltato, cioè è stato accusato, boh, finito in tribunale. Aspetteremo la sentenza. Questo non si chiama rispetto, si chiama cioè, vergogna. Do una mia opinione, che lui ha già avuto un'infanzia parecchio dura ai tempi, ha già avuto un'infanzia parecchio brutta, tra violenze del padre e insoddisfazioni che non sto qui a parlare per magari privacy della famiglia Jackson. E io dico che prima di accusare, perché tanto ci sono maranza in giro che dicono: ah, pedofilo di bambini, chi? Michael Jackson. Questo non è rispetto, a portare rispetto a una persona che è in cielo. Questo si chiama irrispetto, cioè questo si chiama, non si chiama rispetto, si chiama cercare di farti figo per far capire chi sei. In realtà non sei nessuno. Lui è stato qualcuno invece, qualcuno che si è fatto 45 anni di carriera. Bene, allora ragazzi, questo video finisce qua. Spero che ovviamente questo video vi sia piaciuto. Lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e mi raccomando, cliccate la campanella per ricevere tutti gli annunci di questo canale. Mi raccomando, e ci vedremo ad un prossimo video. Da Matte è tutto.